E questa era la nostra canzonissima Fiorella Mannoia con Torneranno gli angeli su Radio Latte e Miele. Ve l'ho detto prima, prima di salutarci, perché la puntata sta per finire, io un'ultima citofonata la devo fare, vi devo far conoscere la divoratrice di libri che mi abita in mansarda, Flavia Capone. Andiamo. Chi è? Sono la Mario, Flavia Capone, ciao. Hai un attimo per me? Ciao. Ciao, ciao. Dunque, tu direttamente dalla tua piattaforma letturemetropolitane.it puoi rispondere a una mia domanda? Sì, dai, devo fare un regalo ad un'amica che mi ha detto che si sente imprigionata nella propria esistenza. Che libro le posso regalare? Allora, il libro che ti consiglio, proprio perché per liberarsi da una esistenza che ti imprigiona bisogna un po' cambiare i propri ruoli, è un libro sorprendente che si intitola Lucifero e la bambina, scritto da Ethel Manning e pubblicato in Italia da Alcatraz Edizioni. È una fiaba, anche se il nome può sembrare poco da fiaba, ed è la storia di un'amicizia tra una bambina, un'adorabile bambina, e il diavolo. Una roba da poco, Sì, questo perché non bisogna avere dei ruoli fissi nella vita e si può essere anche amici di un personaggio in realtà molto affascinante come ce lo propone Ethel Manning, che è Lucifero. Hai capito? Senti, com'è che l'hai scoperto questo libro? No, perché è proprio un mondo a parte. È un mondo a parte, è un libro anche che ha una storia molto particolare, perché è un libro di tanto tanto tempo fa, la sua autrice è un'autrice molto attivista anche a livello politico per la sua epoca, eravamo nell'Ottocento, quindi comunque era un mondo molto diverso da quello di oggi, però è riuscita a scrivere una storia che rompe tutte le regole, perché sembra una favola, ma i personaggi sembrano invece quelli di un incubo, ma in realtà poi quando li vai a leggere sono di una dolcezza e di una poesia che ti incantano. Guarda, mi avevi già commenta il titolo Lucifero e la bambina. Grazie tesoro, ti saluto e passo da te la settimana prossima. Lo sai che ho sempre bisogno di comprare libri, quindi ti ringrazio. Ciao. Ciao. Ciao tesoro, ciao. Io approfitto, ho salutato Flavia, ma devo salutare anche voi perché il tempo a mia disposizione è finito, quindi Condominio La Mario su Radio Latte e Miele torna martedì prossimo, come sempre dalle 21 alle 23, come sempre. Mi sono già lanciata proprio dentro alla programmazione. Il podcast si può riascoltare attraverso lattemiele.com, quindi andate sul sito oppure utilizzate l'app. Ci salutiamo però con una canzone, Tecla con Alfa e Faccio un casino, forse quello che ho fatto io stasera. Buonanotte.